tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico tubino che io ho deciso di chiamare tubino giglio grigio. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato che conoscete tantissimo e che in tanti di noi adoriamo, ossia il filato della Mistrico Filati in linea Baci Rubati. Il colore che ho scelto questa volta è il colore grigio perla con il lamè all'interno grigio. Dalla telecamera si dovrebbe vedere, ecco, che io trovo fantastico come colore. Non so perché ancora non l'avevo mai utilizzato, quindi questa è la volta buona per poterlo, è stata la volta buona per poterlo utilizzare. Come sempre in descrizione vi lascerò il link al mio sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Vi dico già che questo vestito si può allargare tantissimo e nel video tutorial vi spiego naturalmente come poterlo fare. È un top down e io ho utilizzato 350 grammi del filato lavorando con l'uncinetto il numero 4. Per una taglia M vi occorrono almeno 400-500 grammi, ma io andrei sui 500 grammi. Per una taglia L invece vi occorrono tra i 600 e i 650 grammi. Come io ho detto, questo è un top down e ha la caratteristica che si può allargare tantissimo. Quindi, invece rispetto a me di farlo al tubino, potete farlo anche molto più largo, quindi stretto qui, e allargarlo tanto da avere una gonna sbarazzina sotto, quindi più larga, un po' come il vestito che feci qualche anno fa, sempre col Baci Rubati, ma nero, che non mi ricordo il nome, ma vi metterò il link in descrizione per andare a recuperare anche quel vestito. Come vi dicevo, quindi potete farlo anche nei colori che preferite. Ho quasi tutti a colori a disposizione della Mistrico del Baci Rubati, ma io vi straconsiglio, per poter fare questo in pieno stile estivo e primaverile, colori come il rosso, perché il rosso la sera è sempre un bellissimo colore da sfoggiare, ma anche il blu notte e anche il marrone, perché il marrone e anche il dorato sono perfette sulla la pelle bella abbronzata. Anche se questo filato è una microfibra, vi ricordo sempre che è perfetto anche per essere usato in estate, in quanto la microfibra tende a tenere la temperatura corporea costante, quindi va bene se è quello sottile utilizzarlo anche in estate. Ed è per questo che io mi sono fatta questo vestitino a mezze maniche. Mi avvicino per farvelo vedere, quindi vedete, ho fatto soltanto pochi giri proprio per renderlo le mezze maniche e non farlo a maniche lunghe, perché voglio sfruttarlo tantissimo quest'estate. Vi dico inoltre che io lo schema l'ho modificato da una foto che mi ha mandato una di voi, che mi ha chiesto di realizzare questo vestito. Il disegno che vedete qui è leggermente modificato perché non mi piaceva come era lì, erano troppi giri, quindi non si capiva bene, quindi ho preferito abbreviarlo. Quindi sono tre giri che vanno sempre ripetuti, che permetteranno di allargarlo qui in mezzo alle maniche, e poi quando andate a lavorare sotto ci sono vari modi per allargarlo. Io l'ho allargato soltanto qui di fianco, lasciando invece la parte centrale avanti, la parte centrale dietro, quindi sono andata ad allargare solo sui fianchi. E tranquille, nel video tutorial, come ho detto, vi spiego come poterlo fare per poterlo fare molto più largo e quindi farlo come più preferite, però rispettando il fatto che avete queste strisce qui laterali, sia avanti che dietro laterali, sempre sul davanti e non proprio di fianco. Il fianco, come vedete qui, è un'altra, la lavorazione è uguale al davanti e al dietro, quindi è un po' particolare. Detto ciò, spero che anche questo vestito vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi come sempre su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che è attiva sul sito, potete contattarmi tramite email, WhatsApp o Messenger per poter farvi fare la creazione a voi, che non siete capaci, che non avete tempo, quindi mi ci metto io, ve la creo io per voi. Quindi c'è anche questa cosa che potete sfruttare, diciamo così, e inoltre vi voglio già informare che sto per avviare un'altra collaborazione che spero che vi piacerà, perché si tratta di poter seguire dei corsi online non solo inerenti alla mia attività, quindi all'uncinetto, ai ferri, ma sono dei video e dei corsi che potete seguire in ambito di molte sfere, tipo di cucina, di videomaker, quindi ci sono veramente tanti corsi che potete seguire, ma vi spiegherò tutto in un altro video, dove sarò un po' più entrerò più nei dettagli e vi spiegherò bene come funziona tutto. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Baci Rubati. Il colore che ho scelto io è il colore grigio, che è questo colore numero 19. Lavorerò con l'uncinetto numero 4 e io ho montato 124 catenelle. La lavorazione è top down, quindi si parte dall'alto. Per le taglie più grandi, allora, come dico sempre, quando si parte col top down non si deve mettere molte catenelle in più. In realtà, essendo lo scollo largo, questo numero di catenelle può andare bene per qualsiasi tubino.
numero di taglia. Sono poi i giri di aumenti che devono essere andati a fatte ulteriori in più rispetto a me. E quindi, se volete allargarla in questo caso, io vi consiglio di allargarlo soltanto di 8 catenelle per una taglia M e di 12 catenelle per una taglia L, in modo tale da avere 2 maglie in più per lato per la taglia M, quindi sono 4 lati perché andremo a realizzare 4 lati, quindi rispetto a me quando andremo a fare le maglie alte dovrete metterne 2 in più per ogni lato, quindi qui, qui e qui. Per una taglia L invece, se avete aumentato di 12 catenelle, andate a mettere 3 maglie in più, quindi qui, qui, qui e qui, avete 3 maglie in più per lato. Però ripeto, questo è se volete lo scollo più largo, ma come potete vedere lo scollo è già largo, quindi secondo me va bene per qualsiasi taglia. Però se utilizzate un filato un po' più piccolo, tenete presente che dovete andare ad aumentare di 8, 12, massimo 16 catenelle, mentre se dovete farle più piccole dovete andare a togliere sempre un multiplo di 4, quindi 4, 8 o così via, se questo vi serve, perché dovete realizzarlo con un filato più grosso. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. I giri in totale saranno 3 e vi farò vedere naturalmente come farli, e andiamo a fare il primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado nelle catenelle successive e vado a realizzare un totale di 12 maglie alte. Quindi una già l'ho fatta, vado alla successiva, realizzo la seconda, vado alla successiva, realizzo la terza, vado alla successiva, realizzo la quarta. Mi raccomando, se avete fatto gli aumenti, allora invece di 12 dovrete farne 14 o altrimenti 15 o altrimenti 16, dipende sempre da quanti aumenti avete fatto. Io nel mio caso vado a fare 12 maglie alte, quindi sono a 3 6 9 10 11 e 12. A questo punto andiamo a fare l'angolo e andiamo a realizzare 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, vado nella successiva, realizzo un'altra maglia bassa, vado nella catenella successiva, realizzo la mia terza maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta, realizzo una maglia bassa, una maglia bassa nella catenella successiva, una terza maglia bassa nella catenella successiva, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, ho terminato l'angolo, quindi salto 2 catenelle e adesso vado a fare 24 maglie alte, quindi 1, 2, mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti deve andare a fare 26, 27 o 28 a seconda degli aumenti che ha fatto. Io nel mio caso, avendo montato le mie 124 catenelle, vado a fare 24 maglie alte. Terminate le 24 maglie, vi faccio rivedere come fare l'angolo. Ho terminato le mie 24 maglie alte, quindi vado a fare il mio secondo angolo e vado a realizzare 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia bassa, catenella successiva, seconda maglia bassa, catenella successiva, terza maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro la successiva e realizzo la mia prima maglia bassa, vado nella catenella successiva, seconda maglia bassa, catenella successiva, terza e ultima maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e vado a fare il mio terzo lato e vado quindi a realizzare di nuovo 12 maglie alte, 14 negli aumenti o 15 o 16, quindi salto 2 catenelle, entro la successiva e realizzo la mia prima maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona, decima, undicesima e dodicesima. E sono così al mio terzo angolo.
e vado a fare di nuovo 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella maglia bassa nella catenella successiva, una terza maglia bassa nella catenella successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva, terza maglia bassa nella catenella successiva. 2 catenelle, salto 2 catenelle e vado a fare le mie 24 maglie alte. Quindi mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti si ricorda di mettere sempre maglie alte in più. Quindi adesso vado a fare 24 maglie alte. Terminate le 24 maglie alte, vi faccio vedere come fare l'ultimo angolo e poi andremo a fare il nostro secondo giro. Terminate le 24 maglie alte, andiamo a fare 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia bassa. Seconda maglia bassa nella catenella successiva, terza maglia bassa nella catenella successiva. 3 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la mia prima maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva, un'altra maglia bassa nella catenella successiva. 2 catenelle e vado a terminare il giro entrando nella terza catenella iniziale. Quindi questo è il nostro primo giro. Andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro la mia prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Questi serve per fare gli aumenti. Adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima. Quindi una, due, tre, quattro. Scusate, mi devo tirare un po' di filo. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'ultima maglia alta invece vado a fare un altro aumento, quindi vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. Quindi vedete, stiamo allargando la lavorazione. E adesso andiamo a fare 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, quindi una, due. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 7 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, 6 e 7. Realizzate le 7 maglie alte, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo 2 maglie basse, una e due. Prendo il filo e di nuovo vado a fare le maglie alte facendo gli aumenti. Quindi entro nella prima maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, una e due. E adesso andiamo a realizzare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla fine, dove nell'ultima faremo di nuovo 2 maglie alte. Quindi adesso continuo andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Sono arrivata dove ho l'ultima delle mie maglie alte e ne vado a fare due, quindi una e rientro 2 e mi trovo normalmente dove ho un angolo. Quindi vado a fare 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, una, due. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 catenelle e realizzo 7 maglie alte, una, due, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, una e due. E adesso andiamo a fare di nuovo gli aumenti, quindi 2 maglie alte nella prima maglia alta, una e due. Una maglia alta nelle successive maglie alte, quindi una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e di nuovo nell'ultima maglia alta andiamo a fare 2 maglie alte, una e due.
e di nuovo siamo nell'angolo, andiamo a fare 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, andiamo a fare 7 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1 e 2, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive, fino ad arrivare in fondo. Vi farò vedere come terminare il giro facendo sempre le ultime 2 maglie alte e il nostro angolo. Sono arrivata all'ultima maglia alta, quindi vado a fare le 2 maglie alte, una l'ho già fatta e vado a fare anche la seconda. Vedete, quindi la nostra lavorazione sta aumentando, quindi vado a fare 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo e vado a fare 7 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, scusate, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro, poi si riprenderà dal primo e naturalmente ve lo farò vedere come andarlo a realizzare. E andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro dentro la nostra maglia alta, la nostra prima maglia alta, e vado a fare un'altra maglia alta e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'ultima, dove andremo a fare di nuovo 2 maglie alte. Quindi vedete, gli aumenti li facciamo in tutti e 4 lati, andando sempre a fare 2 maglie alte sopra la prima e sopra l'ultima delle nostre maglie alte. Quindi continuo a fare le mie maglie alte fino ad arrivare all'ultima. Nell'ultima maglia alta andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. A questo punto ci troviamo nell'angolo, prendiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra la settima maglia alta. E a questo punto andiamo direttamente dove abbiamo la nostra prima maglia alta e andiamo a fare il nostro aumento, quindi 2 maglie alte, 1 e rientro 2. E di nuovo a questo punto possiamo andare a fare tranquillamente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io continuo così, vi farò vedere una volta arrivata alla fine come fare, andare di nuovo a fare il nostro angolo. Sto arrivando dove ho l'ultima maglia alta e quindi vado a fare le mie 2 maglie alte, 1 e rientro 2, e mi ritrovo così di nuovo nell'angolo. E di nuovo andiamo a fare, prendo il filo, una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima maglia alta. E adesso ricominciamo, andiamo sulla prima maglia alta, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla fine, dove andremo a fare di nuovo l'aumento e di nuovo l'angolo. Quindi io continuo a lavorare le mie maglie alte fino ad arrivare alla fine.
Come vedete, la lavorazione si sta allargando. Una cosa che vi dico già, la parte più piccola, questa qui, è quella che va sul davanti, quindi la corrispondente dall'altra parte è quella che andrà dietro. Dove abbiamo più maglie saranno le nostre maniche, perché le strisce che stiamo facendo, questi angoli che stiamo facendo, devo andare due sul davanti e due sul dietro, quindi non al centro che dividono perfettamente la nostra lavorazione, ma più spostate, in modo tale che le maniche vengano poi fatte tutte solo con maglie alte, senza avere nessun angolo. E come vi dicevo, poi naturalmente andando avanti col lavoro capirete meglio, però per farvi capire, noi quando andremo a piegare la lavorazione, vedete, qui ho le strisce più piccole di maglie alte, queste vengono sul davanti, mentre le strisce con più maglie alte vengono di lato. Quindi siamo arrivati di nuovo all'angolo, faccio le mie ultime due maglie alte, una e rientro due, e di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta separata da una catenella. Quindi prima maglia alta, catenella di separazione, seconda maglia alta, catenella di separazione, terza maglia alta, catenella di separazione, quarta maglia alta, catenella di separazione, quinta maglia alta, catenella di separazione, sesta maglia alta, catenella di separazione, settima maglia alta, catenella di separazione, settima e ultima maglia alta. E a questo punto di nuovo due maglie alte sopra la prima maglia alta, una e due, e una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla fine. Anche in questo caso vi farò vedere come terminare e poi vi faccio rivedere come fare il primo giro. Avendo una base diversa sarà leggermente diverso, anche perché poi dobbiamo fare anche gli aumenti. Quindi adesso io finisco di fare il giro, vi farò sempre vedere come terminare l'ultimo angolo e poi vi faccio vedere come andrà fatto il nostro primo giro. Ed eccomi qua, sto terminando quindi anche questo lato, vado a fare le ultime due maglie alte, una e rientro due, e di nuovo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la seconda, catenella di separazione, una maglia alta sopra la terza, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quarta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la quinta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la sesta, catenella di separazione, una maglia alta sopra la settima. E vado direttamente a chiudere il mio giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. E adesso possiamo andare a rifare il nostro primo giro. Come vi ho detto, però, dobbiamo fare sempre gli aumenti e cambio un attimo la lavorazione, perché abbiamo giustamente non le catenelle di base, ma la nostra lavorazione vera e propria. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte restanti, fino ad arrivare all'ultima, dove di nuovo andremo a fare 2 maglie alte. Quindi vado a fare le ultime due maglie alte, una e rientro due, e vado a fare 2 catenelle, 1 e 2, salto la prima maglia alta, vado dove ho la seconda e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto una maglia alta, vado nella successiva e realizzo una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, una maglia bassa sopra la sesta maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e vado di nuovo a fare i miei aumenti. Quindi vado nella prima delle mie maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Vado ancora avanti per farvi vedere di nuovo un'altra volta l'angolo, poi procederemo sempre da sole. Quindi sto arrivando all'angolo, vado a fare le ultime due maglie alte, una e due, e di nuovo quindi vado a rifare il mio primo giro. Quindi 2 catenelle di separazione, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, una maglia bassa sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, salto una maglia alta, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nell'archetto di una catenella, una maglia bassa nella maglia alta,
2 catenelle, 1 e 2, e vado direttamente a fare il mio aumento, quindi 2 maglie alte nella prima maglia alta. Allora, quindi questi sono i tre giri che vanno sempre ripetuti. Come vi ho detto, la lavorazione verrà divisa in questa maniera, dove abbiamo le più maglie alte vanno ai lati, nei lati, dove abbiamo meno va al centro. Io vi dirò quanti giri farò con gli aumenti. Vi ricordo che per le taglie più grandi dovete andare sicuramente a fare dei giri di più aumenti rispetto a me, e direi per una taglia M andate a fare addirittura 3 giri di aumenti, per una taglia L anche 5 o 6 giri in più di aumenti. Poi, come me, vi farò vedere come non fare più aumenti, che è semplicissimo, perché basta non andare a fare più le due maglie alte alla fine e all'inizio del giro. Però vi dirò dopo quanti giri ho fatto, vi dirò poi quanti giri ho fatto per arrivare agli scalfi e così via. Allora, io sono arrivata al 10° giro, quindi ho ripetuto i 3 giri fino ad arrivare al 9° e ho ripetuto il primo giro del mio quarto motivo. Però a questo punto io mi fermo con gli aumenti, perché comunque mi è venuto bello largo, quindi non vado a fare gli aumenti. Per una taglia M o L, per una taglia M secondo me dovete fare almeno altri comunque 3 giri di aumenti, per una taglia L almeno altri 6 giri. Io invece, come vi ho detto, mi fermo qui con gli aumenti, e quindi adesso vi faccio vedere come andare a non fare più gli aumenti, che è semplicissimo, perché l'unica cosa che dobbiamo fare è che a inizio e fine di ogni gruppi di maglie alte, quindi qui non andremo a fare più le due maglie alte nella stessa maglia di base, ma ne faremo soltanto una. Quindi io qui vado a fare le mie 3 catenelle, 1, 2, 3, non rientro nella stessa ma vado direttamente nella maglia alta successiva e vado a fare quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi non vado più a fare, come vi ho detto, alcun tipo di aumento. Quindi adesso io continuerò a fare le maglie alte e quando arriverò qui farò una maglia alta sopra la penultima maglia alta e una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, e ricomincerò, farò sempre il mio secondo giro del motivo e andrò di nuovo qui a fare soltanto una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ripeto, non andiamo più a fare aumenti, faremo sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Io adesso continuo a lavorare così, vi dirò alla fine quanti giri ho fatto per arrivare a mettere i marcatori e vi spiegherò come andare a mettere i marcatori. E ricordatevi sempre che la parte più piccola, questa volta dove abbiamo meno maglie alte, va sul davanti e sul dietro, mentre dove abbiamo le più maglie alte vanno per fare le maniche, perché mettermi i marcatori, diciamo qui, per fare un esempio per adesso, perché qui è dove passerà il nostro braccio e le lavorazioni, queste le avremo avanti e indietro e non sotto le braccia. Quindi ripeto, adesso io continuo a lavorare senza fare più aumenti, vi dirò quanti giri ho fatto e come sono andata a mettere i marcatori. Allora, sono arrivata a mettere i marcatori, ho fatto un totale di 15 giri, quindi io gli ultimi 5 giri li ho fatti senza aumenti e a questo punto posso andare a mettere il marcatore. Per poter mettere i marcatori dovete piegare su se stessa la lavorazione facendo combaciare le strisce con il motivo e mettere le strisce con più maglie alte a dove avete le braccia. Vedete, io qui ho le strisce con meno maglie alte, una avanti e una indietro, mentre lateralmente ho quelle dove ho più maglie alte. A questo punto bisogna mettere i marcatori. Per mettere i marcatori fate diverse prove, perché naturalmente dovete capire bene la larghezza delle maniche. Io farò delle maniche piccole, in realtà farò delle mezze maniche, quindi devo avere una manica abbastanza stretta, non la voglio larga. Sono andata a mettere il mio marcatore alla quarta maglia alta partendo dal motivo, quindi 1 2 3 4, stessa cosa da quest'altra parte. Anche qui ho fatto la stessa cosa, sono andata a contare 4 maglie alte, ho messo il marcatore sia avanti che dietro, quindi questa sarà la larghezza della mia manica, mentre tutto il resto è il mio corpo avanti e dietro. E adesso vi faccio vedere come andare naturalmente a lavorare per poter passare dal dietro al davanti. Mi raccomando, a seconda di che taglia siete, quando mettete il marcatore provatevi la maglia per vedere se vi va bene o se dovete spostare verso l'interno o verso l'esterno il marcatore, tanto la cosa non cambia, il passaggio per poter passare da una parte all'altra è uguale a seconda di dove andate a mettere il marcatore.
L'importante è che sia comunque almeno una o due maglie dopo la vostra lavorazione, quindi se in questo caso non ci riuscite, avete bisogno di allargare la manica, fate un giro in più di aumenti in modo tale da poter mettere il marcatore che vi lascia almeno una o due maglie da questo lato e da quest'altro lato, sia avanti che dietro. Detto ciò, quindi noi adesso andiamo a lavorare normalmente, quindi io continuo dove non ho spezzato il filo perché io ho iniziato dalle strisce più piccole, quindi vado a lavorare normalmente il mio giro fino ad arrivare qui dove ho il mio primo marcatore e farvi vedere appunto come passare dalla parte dietro, perché qui dove inizio il giro sarà la mia parte dietro, alla parte avanti. Allora, come vedete, ho lavorato normalmente il giro, io sto facendo di nuovo il primo giro, sto facendo il sedicesimo giro e quindi sono arrivata al marcatore. Ho fatto le prime due maglie alte, vado a fare anche la terza maglia alta e la quarta maglia alta la farò sia avanti che dietro, quindi prendo il filo, entro nella maglia nella quarta maglia alta qui sul davanti ed entro nella quarta maglia qui sul dietro, 1, 2, 3 e 4 con l'uncinetto e vado a fare la mia maglia alta, quindi prendo il filo, esco e vado a fare la mia maglia alta e posso quindi togliere il mio marcatore in modo tale che questa è la manica e adesso mi giro e vado a lavorare normalmente di nuovo il mio giro, quindi vado a fare una maglia alta sopra le restanti tre maglie alte e poi vado a fare quello che stiamo facendo, quindi il mio primo giro, quindi le due catenelle, entro nella seconda maglia alta, faccio la maglia bassa e continuo a lavorare così fino ad arrivare dall'altra parte, quindi lavoro normalmente il mio primo giro e vi farò vedere come fare la stessa cosa anche all'altro marcatore. Quindi eccomi qui, sono arrivata al mio secondo marcatore, ho fatto le tre maglie alte, prendo il filo, entro nella quarta maglia alta sia avanti che dietro e vado a fare la mia maglia alta in questa maniera. Ho così unito anche dall'altra parte, quindi questa è la mia manica e adesso vado a terminare il mio giro. Ora nei giri successivi noi andremo a lavorare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, se dovete fare degli aumenti, gli aumenti vanno fatti esattamente come avevamo fatto anche nella parte in alto, quindi quando andate a fare la striscia di maglie alte e dovete fare degli aumenti, fate degli aumenti, due maglie alte sopra la prima, due maglie alte sopra la seconda, sia qui che di lato. Volendo, se volete aumentare il vestito perché lo volete fare, questo è un vestito che sarà largo, volendo potete lasciare la parte avanti senza aumenti e andate ad allargare soltanto qui dove lateralmente, in modo tale che le strisce qui non si vadano ad allargare tantissimo ma restino comunque dritte, che si vedono sul davanti. Quindi diciamo che potete gestire gli aumenti come meglio credete. Io ancora non so come procederò, sicuramente fino al seno non farò degli aumenti, anche forse fino in vita, e li andrò a fare dopo quasi sui fianchi e in quel caso vedremo come andrò a fare gli aumenti. Naturalmente vi dirò se ho fatto gli aumenti solo lateralmente o se ho fatto gli aumenti anche avanti e indietro. Va a finire anche che mentre provo il vestito mi accorgo che voglio allargare già dal seno, quindi anche lì inizierò a fare degli aumenti. Comunque io a seconda di ciò vi dirò dove ho fatto gli aumenti, come li ho fatti, se avanti e indietro e anche lateralmente o solo lateralmente, quindi vi dirò tutto. Nel frattempo procediamo così senza alcun tipo di aumenti, perché per come stava andando mi andava bene senza aumenti. Nel caso di aumenti vi farò sapere tutto. Allora, ho terminato di lavorare la lunghezza del mio vestito, ho ripetuto i tre giri per 21 volte, quindi un totale di 21 motivi fino ad arrivare alla fine, e per quanto riguarda gli aumenti ne ho fatti soltanto tre, però come vi avevo detto io non li ho fatti qui e dietro ma li ho fatti solo lateralmente, quindi nella mia striscia qui di lato ho fatto due aumenti, uno al quinto giro e un altro al sesto giro, e poi ho fatto un altro aumento al 16 giro, andando sempre a aumentare la prima maglia, qui ne ho fatte due e due anche sull'ultima maglia, anche qui stessa cosa, prima maglia, due maglie sopra la prima maglia, due maglie sopra l'ultima, ma l'ho fatto solo lateralmente. Nella parte centrale sia avanti che dietro non ho fatto gli aumenti, solo nelle due strisce laterali, quindi sia da questa parte che da quest'altra parte, e come vi ho detto ho fatto 21
21 giri, 21 motivi totali di lunghezza. Volendo, se non volete fare aumenti, più aumenti, ma volete comunque che la parte sul sedere, diciamo così, vada più morbida, potete cambiare uncinetto. Invece di andare a lavorare con il 4, potete lavorare con il 4 e mezzo, questo se non volete fare più aumenti ma volete soltanto rendere la lavorazione un po' più morbida. Adesso vi faccio vedere come andare a fare la manica. Io in realtà già ne ho fatta una, ho fatto soltanto 4 giri, 5 giri, perché voglio che sia una mezza manica, però voi naturalmente potete farla anche più lunga. Quindi vi faccio vedere come andarla a fare e mi aggancio sempre con l'uncinetto del numero 4 e mezzo, mi aggancio qui sotto dove ho le due maglie alte, la maglia alta qui, e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. E poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi semplici giri di maglie alte. Quindi alla fine, quando arriverò dall'altra parte, terminerò con una maglia alta e una maglia bassissima per chiudere il giro. E poi andrò a fare, scusatemi, non so perché qui stavo facendo una maglia alta non chiusa, andrò sempre a realizzare un giro di maglie alte, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. E ripeto, farò questo per 5 volte per fare delle mezze maniche, ma se voi volete farla più lunga, naturalmente potete farla andando a fare più giri di maglie alte. Una volta terminate le maniche, il nostro vestito sarà terminato. Non andrò a fare alcun tipo di bordino né sotto né allo scollo né alle maniche, ma lascerò la lavorazione così com'è venuta.